Ciao e benvenuto nel video di presentazione del percorso di coaching formativo chiamato Benessere PT, un approccio umanistico per un benessere professionale. Prima di addentrarci negli argomenti è importante rispondere a due domande. La prima, che cosa si intende per percorso di coaching formativo? E la seconda, che significato ha benessere professionale? Ora ve lo spiego. Viene definito percorso di coaching formativo in quanto non è un corso, ma è proprio un percorso che include tre step fondamentali. Il primo è la formazione, dove acquisirai nuove conoscenze personali e nuove competenze professionali. Il secondo step è l'allenamento, dove metterai in pratica quanto acquisito nei giorni formativi e lo svolgerai nella vita quotidiana. Il terzo step è il coaching, che è un incontro one to one con me, dove valuteremo insieme i risultati che hai ottenuto e quali sono i progetti di sviluppo che vuoi attuare. Ora definiamo che cos'è il benessere professionale. Siamo in una situazione di benessere professionale quando innanzitutto cresciamo come persona e quindi creiamo quell'equilibrio tra autonomia, relazioni e competence. Riusciamo a scoprire quali sono le nostre vocazioni, le nostre motivazioni e le nostre potenzialità. In un secondo momento portiamo questi valori all'interno del nostro contesto lavorativo, facendo sì di creare da una parte una relazione produttiva con il cliente e dall'altra una cooperazione per creare il nostro prodotto. Tutto questo porta ad una autorealizzazione personale. Gli argomenti che affronteremo li possiamo suddividere in quattro macro aree. La prima è la crescita personale. La seconda è la leadership professionale. La terza riguarda i clienti. E la quarta è il prodotto. Ma andiamo a vedere assieme quali sono i dettagli. Il primo capitolo è dedicato al proprio io. E qui potrai scoprire la tua vocazione, la tua motivazione intrinseca, le tue potenzialità e il tuo omega, cioè la tua visione di autorealizzazione. Il secondo capitolo è dedicato alla cultura professionale e innanzitutto andremo a costruire la tua cultura professionale. Dopodiché andiamo a capire che cos'è il pensiero creativo, andiamo a vedere la differenza tra obiettivo risultato e obiettivo performance e alla fine capiremo come creare un piano di azioni. Nel terzo capitolo, dedicato ai clienti, andiamo a capire che cosa vuol dire cliente coproduttore, a definire che cos'è la qualità complessa e andiamo a vedere la differenza tra una comunicazione con il cliente e una relazione con il cliente. Nel quarto capitolo, dedicato al prodotto, andremo a vedere che cos'è un prodotto scardinante, che cos'è un infoprodotto e come creare una campagna di web marketing. Grazie a questo video hai scoperto che cosa si intende per percorso di coaching formativo, qual è il concetto di benessere professionale e gli argomenti che tratteremo. Ora voglio mostrarti quali sono le qualità personali e le competenze professionali che sarai in grado di acquisire con questo percorso. Il primo step è quello che tu possa trovare la strada per autorealizzarti come persona, facendo sì che tu possa seguire la tua vocazione e le tue motivazioni espresse tramite le tue potenzialità. Il secondo step è quello che tu possa autorealizzarti professionalmente. E questo lo farai prima di tutto creando la tua cultura professionale, che sarà lo specchio della tua vocazione, della tua motivazione e delle tue potenzialità. Successivamente definirai i tuoi obiettivi performance e pianificherai una strategia di azioni per raggiungerli. Ma non finisce qui, perché una volta concluso il percorso, potrai allenarti nel tuo contesto lavorativo mettendo in pratica quanto hai acquisito. Potrai così raccogliere feedback positivi, scoprire possibili ostacoli o ideare progetti di sviluppo. Bene, dopo 15 giorni di allenamento avrai a disposizione una sessione di coaching one-to-one con me.
così da poter valutare quanto è accaduto e creare un progetto di sviluppo che punti all'eccellenza. Bene, quindi abbiamo definito che il percorso di Benessere PT è un percorso di coaching formativo suddiviso in 3 step. Il primo è la formazione, il secondo è l'allenamento e il terzo è il coaching. Gli argomenti che tratteremo sono divisi in 4 macro aree. La prima è l'io come persona, la seconda è la cultura, la terza sono i clienti e la quarta è il prodotto. Il fine è quello di raggiungere un'autorealizzazione personale e successivamente un'autorealizzazione professionale. Ora non mi resta che ringraziarti per avermi seguito in questa presentazione e ti invito a compilare il questionario che trovi qui sotto e che ti può aiutare a capire ancora di più se questo percorso di coaching formativo può esserti d'aiuto. Grazie.